8 e 32 minuti, venerdì 15 dicembre, pochi Mezz'ora giorni, degli ospiti. sì, è il momento degli ospiti, qualche giorno fa, era l'8 di, no, Ah, il giorno è 7, 7, lo scusa, dici? sbagliato, 7 7. di dicembre, io faccio confusione tra 7 dicembre, 6 gennaio, l'8 gennaio che non succede mai niente, ma in realtà è quando si ricomincia a fare cose, quindi facciamo un po' di confusione su questo. Era il 7 di dicembre. Milano festeggiava il suo santo patrono, il nostro Sant'Ambrose, Al Teatro e Dal al Verme. Teatro Dal Verme si insignivano i meritevoli della benemerenza civica. Tra queste c'era Ilaria Lamera. Buongiorno, Ilaria. Buongiorno. Allora, Ilaria Lamera, Ambrogino d'Oro 2023, così mi ho messo nel sottopancia, così almeno proprio ormai ce l'hai nel curriculum. L'hai messo nel curriculum, Ilaria? Non ho ancora fatto il curriculum, Ah, però lo metterò. ok. Sì, bisogna metterlo. Ilaria Lamera, perché è stata insignita di questa benemerenza? Perché è stata colei che ha fatto partire un movimento, il movimento delle Tende in tende in piazza. piazza, no, è stato poi chiamato, perché, insomma, a differenza di molti che dicono, però non se ne può più, però qua è tutto un magna magna, è tutto di qua, di là, lei ha detto, sentite, è inutile lamentarsi, facciamoci vedere, no? Come è nata questa idea di prendere la tenda e andare davanti al Al Politecnico, Politecnico, sì. giusto? E occupare la piazza del Leonardo da Vinci. Allora, in realtà è stato tutto molto casuale. Io non mi ricordo il momento preciso in cui ho avuto questa idea. Sicuramente l'idea è nata dal fatto, cioè da un bisogno reale, quindi io davvero un giorno non ce la facevo più di farla pendolare a 4 ore al giorno con tutti i problemi del trasporto pubblico in Lombardia e quindi ho pensato sarebbe fantastico avere una tenda e poter dormire davanti all'università visto che non si trova a casa e le case che si trovano costano troppo. E quindi poi ovviamente questa idea è infattibile, non si può davvero vivere in tenda per tutta l'università, anche se abbiamo cercato di dimostrare il contrario. E quindi alla fine ho deciso di utilizzarlo come protesta e direi che ha funzionato. Ma la domanda proprio, la faccio una domanda pur base. Quando è che ti è salita la carogna per dire basta, adesso prendo la tenda e vado lì davanti? Allora, mi ricordo, era febbraio di quest'anno, Ok. perché io ho ripreso a fare la pendolare come anno scorso accademico, diciamo, perché mi hanno tolto, le lezioni online di, non dico proprio tutti i corsi, ma quasi, e quindi dovevo di nuovo andare in università praticamente tutti i giorni. E come dico spesso nelle interviste, io ci mettevo 4 ore al giorno a fare avanti e indietro Tu da arrivi da Roma. dove? Alzano Lombardo, provincia di Bergamo. Alzano Lombardo, non è che arriva dal Nicaragua, cioè capito, è questo, cioè 4 ore, io prendo un aereo e vado, credo, a Madrid, cioè nel senso Sì, anche tranquillamente. meno, secondo me Infatti, ci già, impieghi. capito? Ma la cosa assurda è che ci sono ragazzi che abitano poco più in su di me nella valle, ma davvero pochi chilometri, e loro ci mettono 6 ore al giorno a fare avanti e indietro. Quindi niente, io dovendo fare la pendolare, ho iniziato a cercare casa, cosa che in realtà avevo già fatto il primo anno di università nel 2020, e 2019, Con scusa, risultati 2020, col Covid. pessimi, immagino. Con E risultati. sono iniziato a vedere Sì. case, cioè le camere singole per studenti costavano troppo, tipo 850 euro per una camera singola, addirittura alcune che avevano il bagno privato in camera, diciamo, costavano più di 1000 euro. Cioè, un bagno, non è che c'è una, capito? E poi ho scoperto anche tutto un mondo di truffe, ci sono delle agenzie che ti chiedono un sacco di soldi, tipo 250 euro, per farti vedere degli annunci che poi non rispecchiano mai gli annunci a cui tu eri davvero interessata, sono annunci falsi, quindi anche tutto questo mondo di truffa che c'è sotto, mi faceva molto arrabbiare. E questa situazione del caro affitti, cioè io per esempio dico sempre che Milano è la città universitaria per eccellenza nel nord Italia, ma non per universitari. Cioè è universitaria, però non è costruita No, per universitari e, non, e probabilmente non sta facendo abbastanza per adeguarsi. Quindi la domanda, Ilaria, è d'obbligo: cos'è cambiato dal primo giorno in cui vi siete messi giù con la tenda? È successo qualcosa? È cambiato qualcosa? è vero. Allora, Sincera, dipende da che sincera. piano. Dal piano pratico.
Dal piano pratico davvero poco, infatti. però nel senso, io ci tengo anche a dire, tutti quelli che mi dicono e vedi alla fine, cioè mi criticano, mi dicono non hai, alla fine non hai risolto niente, sì grazie, nel senso un problema che c'è da decine di anni, perché cioè, già i miei fratelli che sono molto più grandi di me mi dicono che negli anni 90-2000 c'era già questo problema, non è che puoi risolverlo in 6 mesi di protesta senza Sì. avere alcuna comunque... Ilaria, posso dire poi? responsabilità Ma poi politica. posso dire, infatti, cioè, Ilaria La Mira non ha risolto il problema, ma non è lei che deve risolverlo. Cioè, come dire, non è lei che deve Esatto. risolverlo, cioè, sono altri. Mi piace che tu avevi l'imbarazzo della scelta su dove andare a mettere sta tenda, però, perché potevi metterla da quelli che gestiscono i treni, da coloro che gestiscono le agenzie immobiliari, da coloro che gestiscono le politiche per gli universitari. L'università, cioè, veramente c'era l'imbarazzo della scelta. Però tu dicevi, appunto, dal livello pratico è cambiato poco. Forse, però, c'è un forse, c'è un ma. Sì, perché in realtà a livello invece più politico, comunque del parlarne, dell'opinione pubblica, cioè quella è stata una totale rivoluzione, perché io mi sono proprio resa conto che prima di mettere le tende tutti sapevano di questo problema, ma nessuno ne parlava, nessuno osava aprire il vaso di Pandora e Chiaro. forse insomma il motivo... Per cui mi ha dato il premio è stato, credo, forse proprio quello, cioè aver avuto il coraggio di aprire il vaso di Pandora e far sì che tutti ne parlassero e far sì che le istituzioni, per quanto insomma per giochi politici o per altri motivi non sempre positivi, comunque ne parlano, cercano di fare qualcosa, litigano tra di loro, ma almeno se ne parla e Giustamente si tu cerca dici, di fare almeno qualcosa. forse sono un po' più attenti al tema, adesso magari appunto sono un po' più attenti a questo tema. Ma voglio capire una cosa, Ilaria, sei sempre stata così battagliera nella tua vita o è stata una cosa che è nata un po' per caso? Cioè, te lo aspettavi, tu da Ilaria, te lo aspettavi che Ilaria avrebbe fatto qualcosa del genere? Assolutamente sì, Ah, tutti se bene, bene, bene. Ah, tutti l'aspettavano. se l'aspettavano, ok. Invece ti chiedo questo, a un certo punto come funziona? Ti chiama chi per dirti, guardi, le diamo l'Ambrogino d'oro? Come funziona? Dacci questo backstage che non conosciamo. No, allora mi ha chiamato Tommaso Corini, che Ah, è l'Europa il Verde. consigliere comunale dei Verdi Sì? a Milano, ovviamente. Mi fa: guarda, stiamo candidando gli Ambrogini d'oro per quest'anno. Se ti fa piacere, io e Francesca Cucchiara, che è l'altra Sì. consigliera comunale, avremmo pensato al tuo nome. Dici se ti farebbe piacere. Io sarò molto molto sincera, non l'ho mai detto a nessuno in realtà, non sapevo cosa fosse l'Ambrogino d'oro perché essendo di Ci Bergamo non sta, l'avevo normalissimo. mai visto, mai Ci sentito. sta. Ilaria, io sono 40 anni che voglio vincere l'Ambrogino, non me lo danno, quindi. Ma non ho fatto niente di per meritarmelo, ahimè, non questo è il era problema. programmato nella mia vita, non sapevo neanche cosa fosse, quindi è successo per caso. E comunque niente, mi hanno chiamato, mi hanno chiesto se mi avrebbe fatto piacere essere candidata e io gli ho Ok. detto ovviamente di sì. Sì. E poi da lì ha iniziato un po' l'ansia di vedere se avrei potuto vincere, cose del genere. E alla fine è stato così, mi hanno chiamato credo forse 2 settimane prima della premiazione, 2 o 3 settimane prima, mi hanno detto guarda che sei riuscita a vincere ed è stato quasi più bello il giorno in cui mi hanno candidata, in cui ho saputo che ho vinto, che non il giorno della premiazione stessa, perché lì avevo già avuto modo di metabolizzare Ah, anche ecco. tutte. Ecco, poi voglio arrivare lì, però. Perché io nella tua premiazione io ci vedo comunque un paradosso, no? Nel senso, tu sei lì in mezzo alla piazza a dire, oh, datemi una mossa, cioè qui noi non sappiamo dove andare a vivere, signor sindaco, si svegli un attimo anche lei, signor rettore, faccia qualcosa, politici tutti, fate qualcosa. E loro dicono, brava Ilaria, tieni l'Ambrogino, sei brava, tieni l'Ambrogino, no? Cioè, è un po' un paradosso oppure dici, no, è nell'iter della protesta, non so come dire. È assolutamente un paradosso, infatti ci siamo messi d'accordo con il movimento delle tende che si è creato dalla mia protesta e abbiamo creato degli striscioni, comunque una sorta di contestazione da fare fuori dal teatro il giorno della premiazione, cosa che appunto i miei compagni del movimento hanno fatto e io appena uscita dal teatro mi sono unita a loro perché io... Comunque sono grata dell'Ambrogino e credo di essermelo meritata per
tutto l'impegno che ho messo in questi mesi e non soltanto, cioè io avrei potuto mettere la tenda all'inizio, starmi la mia settimana e poi sparire, invece no, ho continuato a impegnarmi fino adesso e sto continuando anche adesso. Chiaro, chiaro. Però assolutamente, poi abbiamo dovuto fare una contestazione, sullo striscione c'era proprio scritto abbiamo chiesto una casa, ci avete dato un pezzo di carta, che è Ah sì, vero. perché poi ricordiamo questo, qui si dice vinci Lamborghini, ma non vinci niente in realtà, vinci un No. attestato, cioè non vinci niente, gli Sì. avessero dato almeno 3 mesi d'affitto, cioè non so come dire, almeno quello. No, no, no. Spoiler, spoiler, tutti pensano che io abbia preso dei soldi sia da tutte le interviste che ho fatto da maggio ad oggi, Vabbè, la gente è sia da stupida. Lambrogino. Ecco, disclaimer, io non ho preso neanche un centesimo fino ad ora. Ma no, ma non la, ma, cioè veramente la gente pensa che non ti puoi vincere, è d'oro, no, neanche la medaglia d'oro gli è andato, quindi non può vendersi neanche l'oro della medaglia d'oro, non puoi rivenderti neanche l'Ambrogino d'oro, mi spiace, non penso abbia un valore pari a zero quella roba che ti hanno dato, valore economico, e poi ripeto, io pagherei per vincerlo, quindi sono abbastanza da milanese, sono un po' così. Ilaria, il futuro del movimento delle tende in piazza, qual è secondo te? Cioè io vi auguro in realtà di avere futuro brevissimo, perché vuol dire che risolvete il problema, però ho paura che invece sarete un'istituzione fra un po'. Purtroppo non credo che sarà così breve. No, niente, noi continuiamo a fare le nostre assemblee ogni 2 settimane. Adesso ovviamente sta arrivando Natale, quindi ci fermiamo, poi riprenderemo a gennaio. Facciamo informazione, cerchiamo appunto anche sui social di condividere tutto quello che facciamo, gli incontri con le istituzioni, quello che le istituzioni fanno e non fanno. Abbiamo portato un documento con delle proposte in comune, proposte concrete, fattibili, che potrebbero seguire, ma che non hanno ancora seguito. Quindi sicuramente lotteremo perché prendano in considerazione questo documento. Stiamo collaborando anche con il Politecnico, sono in contatto con molti professori che si occupano proprio del tema dell'abitare. Quindi ecco, cerchiamo di mantenere il più possibile aperta la rete anche con le altre realtà, non solo dell'abitare, ma in generale della giustizia Chiaro. per gli studenti a Milano e continueremo a farlo. Ecco, ricordiamo che Ilaria non è che poi è campata in aria, non so come dire, cioè tu studi comunque tu studi ingegneria ambientale, come si chiama? Ingegneria Ingegneria ambientale. ambientale, quindi diciamo che anche il tema della vivibilità dei nostri ambienti e del fatto che sia qualcosa, che una città non sia magari anche socialmente giusta, rientra un po', ormai cioè, non dovete pensare solo che lei guarda gli alberelli e i prati, cioè non è più così, nel senso. È una visione forse un po' vecchia che abbiamo di queste scienze, giusto? Sì, decisamente, e Ecco. penso sia tutto collegato, cioè l'abitare deve essere un abitare sostenibile, sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale, e tutto questo rientra ed è collegato nella lotta per l'abitare che abbiamo portato avanti col movimento. Chiarissimo, perfetto. Io direi che possiamo ringraziare Sì, Ilaria a questo punto. È assolutamente. stata perfetta nella sua esposizione, grazie Ilaria, e posso dire grazie anche per quello che hai fatto a nome di tanti che sicuramente magari non hanno avuto quel coraggio di fare inizio, ma che adesso magari appunto seguono il tuo esempio. Grazie mille Ilaria, allora grazie mille e ci riaggiorniamo, facci sapere come va avanti la protesta poi. Certo, assolutamente, grazie mille a voi. A presto. Grazie mille allora Ilaria Lamera, Ambrogino d'Oro 2023, tende in piazza.